cari amici, siamo reduci da delle giornate di pesca in questa splendida isola, la Sardegna. Bellissima. Per me è un ritorno, ormai sono 4-5 anni che gli amici sardi ci sopportano. Per Matteo è la sua prima volta. Sì, è la mia prima volta e sono veramente contento perché di aver conosciuto soprattutto persone meravigliose. Infatti in questa 4 giorni di pesca, grosso modo, ci hanno accompagnato, ci hanno fatto compagnia gli amici del Nautilus Club di Nuoro e del Fishing Club Marco Carta di Arbatax. Con loro abbiamo affrontato varie situazioni, giusto? Sì, esatto. Abbiamo svariate tecniche, utilizzato svariate tecniche e vari spot per accontentare sia me sia te. Sì. Abbiamo affrontato quindi spot in mare aperto, da scogliera, in canale, e porti e dalla spiaggia, sì. Poi per accontentare Matteo, un surfista puro. Io partirei, Matteo, se tu sei d'accordo, con la prima giornata di pesca effettuata a Cala Cipolla da una splendida scogliera. Sì, una scogliera fantastica e vedrete dalle immagini dove siamo arrivati. Abbiamo comunque catturato dei bei pesci. La situazione non era favorevole perché ci aspettavamo comunque un mare più mosso, mare con mosso, onda più alta, era quasi calmo, quindi nonostante tutto io l'ho affrontata a floating feather. Matteo, io ho, diciamo, un rock fishing e abbiamo anche calato in teleferica un'occhiata viva e vedrete una sorpresa. Mentre l'amico Nicola, che ci ha accompagnato in questa occasione, si è prestato per pescare a bolognese. Di pesci ne abbiamo presi tanti, noi vi rimandiamo al filmato. Seconda canna, chompers e bigattini. Beh, siamo a Cala Cipolla con Matteo Spalatani e Nicola Floris. Siamo quasi sotto il faro, tenteremo una sezione a feeder, surf e bolognese. Io lancerò una canna più o meno distante con un flotter e l'amo basso innescato pasturatore, con pastura, la solita pastura Mare Nostrum, cefalo bianca, e l'amo basso innescato sempre con il coreano. Anche Nicola è in cattiva bolognese, però ormai è il secondo pesce, guardate come piega la canna, deve essere un bel pesce questa. Occhiate, guardate come piega. Ho l'assalto di terra. Guarda, anche qua. Mestiamo le canne, questa è bella, eh. Questa è una bella occhiata. Guardate che spettacolo, adesso la facciamo vedere. Guardate che occhiata. Guardate. Bella occhiata. Il bigattino bolognese. 012 carbon white. E l'immancabile 229 del 16. Seconda occhiata, partenza al razzo, queste occhiatine piccole naturalmente le lasceremo tutte. Ah, che bella. Ecco anche Matteo in cattura. Dovrebbe essere un bel pesce, come tiene in fondo. Guardate che un tracinone enorme. Adesso stai attento, prendilo in mano, dai,
prendere in mano, faccio vedere. No, no. Guardate che tragina, sembrava una spigola da lontano. Con le opercoli aperti, adesso la facciamo vedere. Allora, praticamente ragazzi, sto pescando con le Idol, sono uscite praticamente ora. Canne top di gamma, sto pescando pesante perché ha mangiato il trancio di totano. E io pensavo che fosse una spigola come tirava, ma comunque un tracinone veramente bello. Soddisfazione. E Peppe a quanto è? Due occhiate, due cose, allora, due uno. Occhiate, cioè, la tracina vale di più. Ora bene, aspettiamo la vera big però. Va bene. A dopo ragazzi. Oggi è una giornata speciale. Dopo la tracina di Matteo, Nicole non cattura. Ne approfittano che io devo fare le riprese e non riesco a pescare. Guarda che bella occhiata. Eccola qua. Vai Nicola, vai, faccela vedere. In coppia addirittura ragazzi. Guardiamo questi due matti cosa hanno in canna. Io l'ho grande Peppe, quelle grosse, adesso mettiamo tutto pronto. Squalificato però perché col guadino non ci vuole. No, la scogliera è vietata. C'è un regolamento internazionale. Nicola squalificato. Beh. Non volevo rischiarla questa. Bravo. Dai, dai. Flottero arriva prima all'occhiata e diventa altri pesci. Stiamo ristruttando la fondata, aspettiamo. Eccolo, eccolo! Occhiatona, occhiatona! John Pass, tutta la vita! E occhiate! Guardate che si dà un'occhiata, adesso stiamo a farci male, la facciamo vedere. Lasciamo un'occhiata, guardate, adesso è complicato, adesso la facciamo riprendere e vediamo che va via. Via! Perfetto. Allora, per il momento le abbiamo prese tutte con il chompers in superficie, però eventualmente le calate vanno a diminuire o comunque se vogliamo insediare qualche pesce di fondo, il consiglio tecnico è quello di apportare del piombo all'interno del nostro chompers, circa 3-4 grammi, e in questo modo lo affonderemo lentamente e quindi pescheremo una sorta di calata, andrà giù riempito poi di pastura e bigattina, andrà giù lentamente e vediamo di intercettare qualche pesce su uno strato d'acqua più profondo. Avevamo appena pronunciato che cambiavamo assetto pescante, abbiamo messo del piombo all'interno e ecco il risultato, subito un'occhiata.
italiani! Il jumper! Il jumper, il jumper! Prova anche te le pezze del jumper! Non mi prendo il pezzo però, eh! Perché? No, no, ce l'hai, ce l'hai! Ragazzi, il jumper è il jumper, eh! Oddio, però, ora si la scansiamo! Allora, dovete sapere che questa è la più piccola in assoluta. La più piccola in assoluta e vinceva chi la prendeva, quindi ho vinto io per oggi. Da ciompa, che bella questa! Amo il 18, due bigattini e vai! Ti prendo lancio, si è arrampicato come gli stambecchi lassù! Difficile lanciare pendenze, ragazzi, però ci si prova! Lolanda, vai Nicola, vai! Io sono alla telecamera, vai, vai che c'è! C'è anche lì! Guarda che bella occhiata! Bella! Facciamo vedere a favore di camera questa bella occhiata! Oggi il Chompes com'è? Ecco il nostro Chompes lassù, stiamo pescando con circa 2 metri di terminale e come alternativa alla classica lenza senza piombi abbiamo aggiunto 2 piccoli piombetti, eccolo qua, a circa metà, stiamo pescando con 2 metri, giusto? Sì, più o meno. 2 metri e qualcosa, a circa 70-80 dall'amo, 2 piccoli piombi. Il risultato è questo. Perfetto. Un attimo le fasi salienti per questa tecnica col chomper si affonda affondante, quindi che affonda lentamente, abbiamo caricato con pasture e bigattini, terminale corto. Anche la pigione, che spettacolo! Vedi, che partenza in diretta, la pigione la canta. Avete seguito le fasi salienti, praticamente si è raddrizzata la canna. L'abbiamo solo sollevata ed è partita, bellissimo pesce, pesci combattivi, bellissimi. In superficie abbiamo notato la presenza di occhiatine non tanto belle, abbiamo messo un po' di piombo all'interno, bigattini e pastura, stiamo tentando di mandare il chompers leggermente sul fondo, piano piano, in salata, vediamo come colpire il pesce così. Lanciamo all'alba, una tocca l'acqua, chiudiamo l'archetto, andare sull'acqua e attendiamo l'acqua. Le tocche di solito sono abbastanza franche, vediamo la canna da distarsi verso il largo.
e intanto magari recuperiamo. Dovevo tenere sempre il filo in tensione e aspettiamo che arrivi giù lentamente, perché no, la partenza viene quella passata. Tanto guardate la partenza, bella, spettacolare questa pesca, più raddrizzata la canna, deve essere una bella fiamma, questa è un po' più piccola delle altre, però già una bella canna, divertente. Guadino. Un bel totano per Matteo. Vai. Eccolo, grande. Guardate che piccolo noi, adesso c'è anche le foto. Guardate che spettacolo. Poteva fare la ripresa adesso. Cioè, questa è una mano, ragazzi. Dalla barca non si pigliano, eh. Ragazzi, abbiamo messo un'occhiata a teleferica. La canna praticamente si è impiccata giù. Però non sembrava un pesce di quelli seri. Infatti veniva come una bozzina. E quel mega bestione ha mangiato praticamente l'occhiata. Divisa in due. Allora, siamo venuti dopo le occhiate, qualche salago, le tracine di Matteo. Guardate cosa abbiamo preso, un bel totano. Ci ha dato all'occhiata viva. L'abbiamo guadinato per guadinarla. Per guadinarla, mamma mia! Sinceramente tu quasi tutti i pesci abbiamo rilasciato questo. Questo Peppe no. Questo lo guadagniamo. È qualcosa di strano che capita a pesca, quindi adesso andiamo con la famiglia di Nicola. La idola ha colpito. E vai! A metà giornata, aspetta che no, ha detto che a mezzogiorno avrebbe preso un bel pesce. Avete ascoltato tutti? O facevo il bagno, o facevo. Però sono bello asciutto sempre. Adesso secondo me il pesce non l'hai preso. È un bel pesce, dai. È un bel calamaro, un totano che sia, comunque c'è proprio. Quello è grosso. Che è squalificato, cioè nelle gare è proprio vietato prendere. Che cosa devo fare? Devo fare il bagno? No. No, quasi troppo. Facciamo vedere che ore sono, perché mezzogiorno e 20, ho sbagliato di 10 minuti, eh. No, abbiamo preso 4 ore. Quattro ore, mezzogiorno e 05. L'orario era quello. Un pescione, un totano, un calamaro che si è gigante, quindi vabbè, avevo ragione. Vabbè, stavolta lo sappiamo, Bene, abbiamo trascorso una bellissima giornata in mare aperto dalla scogliera. Uno spot meraviglioso, cala cipolla, veramente stupendo, Peppe. Io lo consiglio anche da visitare d'estate, perché bello, sarà bello, bellissimo posto. Noi chiudiamo qui momentaneamente questa prima parte e vi diamo appuntamento alla seconda puntata, in cui affronteremo degli spot più ideali per il surf casting, per Matteo. Quindi da spiaggia, canali e ambienti portuali.